Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, vi chiedo scusa se non ho fatto video in questi giorni, però ho avuto tante cose da fare, tanti impegni, quindi non sono proprio riuscita a registrare. E il video di oggi tratterà su come affrontare la paura di viaggiare da soli. Questa è una paura abbastanza comune, quindi non è qualcosa di raro. Ecco perché ho deciso di fare il video. Penso che tutti, prima o poi, vi capiterà di dover affrontare un viaggio, ma purtroppo, oh porca miseria, dobbiamo affrontarlo da soli, oddio. E mo' mi viene un attacco di panico, come faccio? Cosa si fa in questi casi? Ci si calma. E quindi vi darò delle dritte su come affrontare al meglio un viaggio. Se dovete affrontare un viaggio in aereo, io vi consiglio di prendere un calmante prima di partire, un qualcosa che per dire vi farà venire sonno durante il viaggio, perché la paura di stare da soli più quella dell'altezza può farvi venire un vero e proprio attacco di panico. Se invece dovete prendere il treno, le cose sono più semplici. Quello che vi consiglio è questo: se il vostro problema è proprio il viaggio in sé, quindi quando state sul treno durante tutto il viaggio, quello che dico, quello che vi consiglio è sempre uguale: prendere delle gocce che possono calmare i vostri attacchi di panico, però se proprio state male, potete comunque andare in bagno, perché a volte l'ansia diminuisce se magari siete al sicuro in un posto appunto sicuro come il bagno, perché spesse volte l'ansia viene proprio perché voi non conoscete le altre persone. Quindi tra quelle persone che viaggiano con voi ci può stare, mettiamo, la brava persona, ma ci può stare anche il criminale. Quindi è chiaro che può venire un attacco di panico, quindi dico andate in bagno. Se invece il vostro problema è l'arrivo, quindi durante il viaggio state tranquilli, però l'arrivo proprio avete problema, vi consiglio di farvi venire a prendere in stazione da una persona di cui voi vi fidate ciecamente. Cioè questa persona si deve trovare lì sul binario 10 minuti prima che il vostro treno arrivi. Proprio ci deve stare questa fiducia, perché se non c'è fiducia non va bene. Vediamo. Se invece dovete viaggiare con la nave o comunque con un altro mezzo, diciamo in acqua, i miei consigli sono più o meno gli stessi. Si presume che chi viaggia con la nave, nella nave ci sia pure un albergo, quindi è come se non state in realtà viaggiando, è come se state alloggiando soltanto in questo albergo, quindi questo dovrebbe aiutarvi. Se invece viaggiate in auto e siete sempre da voli, il mio consiglio che vi do è questo: non fate l'autostrada. Certo, se dovete fare tipo, faccio un esempio, Pescara-Milano, chiaramente sapete che per fare Pescara-Milano ci vuole l'autostrada, perché fate prima. Però il consiglio che vi do, se voi soffrite di attacchi di panico, se siete in autostrada in cui si deve andare anche a una certa velocità e vi fermate all'improvviso, rischiate di fare un incidente voi e di farlo fare anche agli altri. Quindi evitate l'autostrada, anche se magari ci mettete più tempo. Non importa, l'importante è arrivare sani e salvi alla destinazione. Questo è l'importante. E comunque ricordate che quando si viaggia, tranne quando si viaggia in auto, però quando si viaggia con i mezzi pubblici, in realtà non siete mai da soli, ma siete con altre persone, anche se magari voi non le conoscete. Potete anche cogliere l'occasione per fare amicizia, perché no? E un'altra cosa che mi sento di dire è questa, che questa non è una paura che va superata, ma va affrontata aumentando semplicemente il coraggio. Quindi in realtà non vi chiedo di superare questa paura, perché le paure non vanno mai superate, ma vanno affrontate. Poi il resto che ve ne frega, ragazzi. Vi viene il fiatone che non potete respirare, il cuore lo sentite accelerare o magari non lo sentite proprio. Cioè avete sintomi di un infarto, ma voi ormai conoscete, vi conoscete,
Quindi sapete che è un attacco di panico. Quindi che ve ne frega. Tanto sapete che non state per morire davvero. Sapete che è solo un momento che passerà. Quindi che ve ne frega. E nel frattempo voi vi potete godere questo viaggio da soli con voi stessi, perché no? Ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è stato utile, mettete un pollice in su, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e scrivetemi qui sotto nei commenti se siete riusciti ad affrontare la vostra paura.